Short Track, mini concerti per tutte le orecchie, un progetto dell'Unione Musicale di Torino dove è possibile scoprire brani celebri del repertorio con un approccio informale. Questo progetto è dedicato all'ascolto di tutte le persone da 0 a 99 anni. Se siete appassionati di cinema, questo è il vostro episodio preferito. Infatti il titolo è Schubert al cinema, perché all'interno di questo episodio ascolteremo l'andante con moto del trio per il violino, pianoforte e violoncello di Schubert, dall'Opera 100. Ecco, questo brano è stato utilizzato anche nella colonna sonora di Barry Lyndon di Kubrick. Oltre a questo faremo un salto temporale e racconteremo suonando un brano straconosciuto, si chiama Libertango, l'avrete sicuramente ascoltato come colonna sonora di un famoso brand italiano. Ecco, questo brano è un'esplosione di energia e di vitalità. Oggi racconteremo la storia di un uomo, di un compositore giovane, giovanissimo, che purtroppo è morto a soli 31 anni. Questo compositore si chiamava Franz Schubert. Fu un compositore un po' anomalo, perché nella sua vita non ebbe i grandi successi che molti compositori ebbero. Purtroppo non fu così apprezzato. Scrisse della musica meravigliosa. Non possedette una casa, non possedette addirittura un pianoforte. Nonostante ciò, nonostante questa sua vita apparentemente infelice, riuscì a generare una serie di capolavori incredibili. Suo padre avrebbe voluto, come tutti i padri, sistemarlo, farlo diventare un maestro elementare in modo da avere uno stipendio fisso, ma la sua passione bruciante, cioè quella di scrivere musica, fu la sua ragione di vita, per cui decise anche di non guadagnare tanti soldi pur di coltivare il suo talento, e fece una cosa grandiosa, perché in effetti generò una serie di capolavori incredibili. Questa sera ascolteremo un brano per trio con pianoforte, col violino, il violoncello e il pianoforte, un brano che lui scrisse alla fine della sua vita, nel 1827. Questo brano ci racconterà la storia di un uomo, ci racconterà come sia bello, come dire, narrare anche con la musica una storia profonda. Schubert comincia a raccontare questa storia innestando due elementi fondamentali. La parte dell'accompagnamento, che in un certo senso descrive l'ineluttabilità del tempo, dello scorrere del tempo, è una voce malinconica affidata al violoncello. Vi facciamo ascoltare come è costruito. Cominciamo dalla marcia che viene presentata dal pianoforte. Ecco, questo è l'inizio. Il pianoforte non fa altro che ribattere dei suoni in maniera, come dire, continua e ineluttabile. Su questo ci sarà però un tema malinconico che fa da contraltare, darà forse un segnale di speranza, e lo sarà, questo tema sarà suonato dal violoncello, che è la voce più calda e più simile alla voce umana del trio con pianoforte. Thank you.
Questo tema malinconico, così struggente, viene in un certo senso trasformato, trasfigurato poco più avanti, perché Schubert affida alla voce del violino più acuta, più estroversa, un altro tema, si dice in musica, cioè un altro personaggio, un personaggio più solare che ridà ancora più speranza a questo clima così, così oscuro. Ascoltiamolo. Come in un vero racconto, i momenti scorrono con grande, diciamo, originalità. Ogni volta il compositore deve attirare la nostra attenzione per tenerci dentro la storia e lo fa con tanti espedienti diversi. Non sono soltanto le note che ci aiutano a seguire il discorso, ma a volte è necessario anche il silenzio. Schubert utilizza anche questo espediente in maniera molto teatrale. In questo racconto i momenti sono diversificati. Schubert gioca con tanti elementi, con il ritmo, con il silenzio, ma anche con il colore e con l'armonia. Il nostro racconto prosegue con un effetto quasi naturalistico. A un certo punto ci sembrerà di ascoltare il frastuono di una bufera improvvisa. Schubert affida questo effetto così particolare al violoncello, affidandogli una serie di note molto veloci e turbolente. Su questo si staglieranno ovviamente anche gli altri strumenti, cioè il violino e il pianoforte. L'effetto finale è così. La nostra storia prosegue, più avanti ci sarà un altro momento di serenità in cui quella parte così, diciamo, solare che Schubert aveva affidato all'inizio al violino passerà al violoncello, ma potremo poi ascoltarlo quando ascolteremo l'opera da capo a fondo. Una cosa che secondo me va ancora sottolineata è il finale, perché i compositori hanno questo senso drammaturgico e quindi sono molto attenti ovviamente a come l'evoluzione della storia giunge al termine. Schubert decide di ripresentare il ritmo di marcia che era stato presentato dal pianoforte, affidandolo agli archi. E lo fa in maniera molto originale, perché asciuga tutto. Non usa neanche più l'archetto e fa suonare gli archi soltanto con il pizzicato. Questo dà un senso ancora, come dire, di smarrimento aggiuntivo, sembra quasi che improvvisamente scendano delle lacrime sul volto di una persona. Ascoltiamolo. Questa è la nostra base armonica, quella che abbiamo sentito all'inizio, su cui poi si staglierà ancora una volta la melodia principale, che prima era affidata al violoncello e in questo caso invece verrà affidata interamente al pianoforte, per poi passare subito dopo, con un'inversione delle parti, agli archi e il pianoforte farà la linea di accompagnamento. Adesso direi che possiamo gustarci l'esecuzione completa di tutto il brano, provando a seguire come in un racconto tutte queste nostre suggestioni che ci faranno da guida e ci potranno aiutare a cogliere meglio lo sviluppo di questo brano. Buon ascolto.
Se la musica di Schubert era votata al canto, alla melodia, la musica di Piazzolla è tutt'altra cosa, è votata al movimento del corpo. Infatti è musica pensata per essere danzata. Il tango è nato agli inizi del Novecento in Argentina e ha avuto grandissimi compositori che hanno scritto per questo genere musicale. Piazzolla sicuramente è stato il più rivoluzionario. In questo brano, scritto nel 1974, Piazzolla sancisce proprio una rottura con tutta la tradizione. Adesso cerchiamo di capire come Piazzolla gioca con il ritmo. Il ritmo di questo brano è molto semplice, si dice che è in quattro quarti, cioè una pulsazione costante che si ripete. Proviamo a farlo come sarebbe giusto farlo per un musicista classico. Questo sarebbe il ritmo, diciamo, tradizionale. Piazzolla però lo rivoluziona e cambia degli accenti. Sentiamo adesso la stessa cosa come la sviluppa Piazzolla. Su questa pulsazione così irregolare si innesta il movimento proprio ritmico dettato in questo caso dal violino. Questo è proprio il nervo pulsante di questa musica. Tra l'altro questo brano è straconosciuto, è stato usato tantissime volte anche per delle pubblicità ed è entrato nella nostra mente anche senza sapere di cosa si tratta. Adesso vi vorrei far sentire invece come suona tutto insieme, cioè tutta la parte ritmica, quindi violino più il basso fatto dal violoncello e dal pianoforte. Ecco, come vediamo la struttura è molto semplice. In realtà poco succede, se non questo materiale così pulsante, dettato soprattutto dal ritmo. Su questo ritmo poi ci sarà una melodia e questa melodia verrà affidata al violino. In fondo questa musica è tutta qui, è giocata sul ritmo e su una piccola melodia. Cos'è che la rende straordinaria? Il fatto che si ripete tantissime volte, in un certo senso si innesta nella nostra mente e non va più via. La musica di Piazzolla è facile da ascoltare perché entra subito nei nostri cuori e non ci lascia andare tanto facilmente. Infatti è stato un autore unico che ha rivoluzionato questo mondo e l'ha reso immortale. Thank you.
Thank you.